È bene che sappiate che la storia ha dei contenuti che potrebbero infastidire i lettori con una certa sensibilità. Se siete di stomaco debole, allora non vi consiglio di proseguire, e se le tematiche forti non fanno per voi, allora chiudete tutto e non lasciate che la dottoressa Eva Grimbel vi faccia di sua proprietà. Experiment 6735 di Ukis. Capitolo 23. No, basta, vi prego! Urlò Luis per l'ennesima volta, eppure la sua voce non sfiorava minimamente i sensi di Josh e Fred, che noncuranti gli piantarono nuovamente l'ago nel collo, somministrandogli l'ennesima dose del codice 97. Vi ammazzo! Minacciò il ragazzo. Adesso il tono di voce era più tranquillo, ma la sua ferocia era forse più palpabile di prima. Giuro che vi uccido tutti! E riprese a dimenarsi sotto le strette decise delle cinghie a tenerlo legato su quel lettino. La dottoressa Grimbel si fece avanti avvicinandosi al suo protetto. Luis, ti ricordi il nostro accordo? Chiese accarezzandogli la chioma scura mentre alcune ciocche dei capelli si attaccavano alla fronte sudata. Il corpo di Luis tremava senza ritegno, gli occhi leggermente chiusi e le labbra strette in una linea dura. Annuì con il capo, poiché la forza di parlare gli era terminata. Eva sorrise togliendosi gli occhiali e poggiando le labbra su quelle del ragazzo. Tuo fratello è ancora molto giovane, ma è molto più forte di quanto lo sei tu. Non costringermi a portarlo qui. Sarebbe un peccato, no? Sussurrò con ancora il viso vicino al suo. Luis si sentì infliggere mille colpi di spada al petto. Il suo punto dolente era stato colpito ancora una volta. Adesso che sapeva chi era e della verità di Redwood, non poteva tirarsi certo indietro. Collaborare o morire, queste erano le condizioni di Eva. Si sentiva usato. Eva lo stava prosciugando fino all'ultima goccia. Ma ciò che più la preoccupava era che tutto quel potere, quel sentirsi potente e forte, lo ammaliavano a tal punto da ritenersi fortunato. Amava quella sensazione causata dall'euforia del momento, quando stringeva dalle sue mani un corpo a cui lui stesso aveva strappato la vita. Il profumo dolce, ma che emanava il sangue di ognuno di quei corpi. Il solo pensiero lo fece sorridere. Poi però i suoi pensieri tornarono a Jeremy, un ragazzino di soli 10 anni dagli occhi azzurri, la pelle bianco latte e una folta scompigliata chioma marrone. Dei tratti del viso dolci e il corpo minuto, così come l'aveva descritto Eva. Il suo compito adesso era quello di proteggere suo fratellino, assicurandosi che Eva non lo portasse alla Redwood. Non avrebbe mai permesso che Jeremy subisse ciò che era stato riservato a lui. Eva riconobbe subito quello sguardo, il dolce mix tra pazzia e paura, e lei amava causare quei sentimenti in una persona. Si allontanò così dal ragazzo, andando verso la porta e ordinando a Josh e Fred di far uscire il ragazzo non appena lei avrebbe raggiunto il suo ufficio. Luis era finalmente pronto. Dave arrivò nella sala ricreativa con il fiatone. Il petto si alzava e abbassava velocemente. Ciò che i suoi occhi avevano appena visto lo aveva terrorizzato a morte e non aveva perso tempo mettendosi a cercare i suoi amici. Benché fosse stata una fortuna per lui, era quasi scioccato dal constatare che erano tutti insieme, seduti sul divano vicino alla libreria, a chiacchierare come se nulla fosse. Azzurra sorrideva, uno di quei sorrisi che lo avevano sempre affascinato. Ma nemmeno quello riuscì ad alleviare l'orribile sensazione che si era impossessata di lui. A passo spedito si parò davanti ai tre ragazzi, attirando all'istante l'attenzione su di sé. Dovete venire con me, adesso, sentenziò a bassa voce guardandosi intorno, assicurandosi che nessuno li stesse ascoltando. Sembra che tu abbia visto un fantasma, lo canzonò Harry. Quel giorno si sentiva bene, quasi felice. Aveva passato quelle ore del pomeriggio a conversare con Luxia e Azzurra. Conversazioni basate sulle passioni l'uno dell'altra e sfottendo il resto dei compagni. Si era sentito normale, come mai prima d'ora. Peggio, molto peggio, disse Dave sentendo un brivido percorrergli la schiena. E allora si affrettarono tutti e tre ad alzarsi e a seguire il loro amico che aveva ripreso a camminare in modo fin troppo veloce. Azzurra non aveva mai visto Dave in quello stato. La solita aria da duro, indistruttibile, era svanita e un bambino innocente aveva preso il suo posto. Si può sapere dove stiamo andando?
borbottò quest'ultimo affiancando Dave, che si era già inoltrato nell'area privata della mensa, la cucina. Ma Dave non rispose. La cucina era ben organizzata. Poche volte i ragazzi erano entrati in quel posto, solitamente sorvegliato da chi di dovere. Eppure, stranamente, quel giorno era completamente vuota. Ogni superficie dei tavoli era ben lucida, come per le pentole poggiate su di esse, nuove di zecca. Lux pensò che sua madre sarebbe andata in estasi vedendo tutto ciò. Come ogni stanza della Redwood, anche la cucina era meravigliosa e la ragazza non poteva che ammetterlo, nonostante il cibo non fosse eccezionale. Grandi vetrate la illuminavano, facendola sembrare ancora più accogliente. Dave li fissò per qualche istante. «Ero venuto qui per sgraffignare qualcosa, avevo fame, ma poi ho visto questa». Si spostò di lato mostrando una grande porta di metallo, quasi simile a quella dell'esperimento 6735. «Era per metà aperta, pensavo fosse la dispensa o qualcosa del genere», borbottò il ragazzo scuotendo piano il capo. «E invece?» chiese Harry incrociando le braccia al petto. Non voleva metterlo sotto pressione. Dave sembrava abbastanza turbato, ma doveva sapere. Dave deglutì con difficoltà il groppo che gli si era formato in gola, per poi voltarsi verso la porta e far scattare la serratura con la maniglia. Entrò per primo, lasciando la porta dietro di sé aperta. Azzurra guardò Luxia con aria perplessa, forse preoccupata, e non voleva entrare. Aveva imparato che a Redwood non c'è nulla di buono, soprattutto se c'è di mezzo una porta in metallo, ma anche lei voleva sapere, forse più degli altri, perché riguardava Dave, e se ciò che nascondeva quella porta lo aveva spaventato a morte, allora era qualcosa di importante. Si spinse anche lei a seguire il ragazzo, seguita da Lux e Harry. Per qualche secondo rimasero al buio, poi Dave arrivò all'interruttore della luce e le luci irradiarono il tutto. Si trovavano in un lungo corridoio. Le pareti bianco sporco erano imbrattate da sangue. Segni di dita probabilmente sporche di esso avevano lasciato lunghe strisce di dolore su quelle pareti. Delle porte in legno erano poste a destra e a sinistra. Alcune si trovavano al suolo, come se fossero state buttate giù. Il pavimento era anch'esso sporco di quel rosso scuro, colmo di chiazze e muffa. Un terribile odore aleggiava nell'aria. Un odore pesante di qualcosa che i ragazzi avrebbero associato alla morte. Lux si sentì lo stomaco andare in fiamme. Un forte senso di nausea la pervase. Si spinse qualche passo più avanti, osservando le macchie presenti sulle pareti. Harry era pietrificato. Le braccia penzolavano lungo i fianchi e le labbra mezze aperte. Non aveva mai visto nulla di così raccapricciante. La mora si spinse ancora più in fondo, affacciando il viso su quella che doveva essere una delle stanze. La porta era spalancata, un materasso era ribaltato, le tende bianche erano lacerate e strappate, e un armadio simile a quello che aveva in camera sua aveva le ante anch'esse rotte. Ciò che più la lasciarono senza parole furono le numerose scritte in nero sui muri. Dei numerosi James macchiavano le pareti, dal basso fino al soffitto, e proprio vicino alla finestra l'ultimo James, scritto per metà. La scritta si è fermata alla M, continuando poi con una lunga linea nera senza forma. È tutto così anche nelle altre stanze, distrutto e sporco di... Dave annaspò sulle proprie parole, ma riprese velocemente il controllo quando Azzurra gli prese la mano stringendola. Sangue, sussurrò stringendo la mano della ragazza. Questo non ha senso, mormorò Harry. Adesso il suo mento tremava un po', ma non voleva farlo. Non voleva piangere davanti a loro senza poi avere una buona ragione per farlo. Questo significa che prima di noi ce n'erano altri, disse Luxia guardandoli.